È passato più di un mese da quando Hamas ha lanciato la sua operazione terroristico-militare lo scorso 7 ottobre contro Israele. Un attacco brutale che ha causato oltre 1.400 vittime e preso in ostaggio 240 cittadini di varie nazionalità, non solo israeliani, e tra questi diversi bambini e ragazzi. Numeri senza precedenti, così come quelli causati dalla rappresaglia delle forze armate israeliane, perché la risposta del governo israeliano non si è fatta attendere e le forze di difesa hanno iniziato a bombardare la striscia di Gaza. Non sono stati risparmiati né ospedali, né scuole, né campi profughi altamente popolati. Diversi giorni fa è anche iniziata l'invasione via terra della striscia. L'esercito israeliano è entrato nel cuore della città di Gaza, Gaza City, ritenuto il maggior centro operativo di Hamas. Vale la pena ricordare che Gaza City fino a un mese fa aveva quasi 1 milione di abitanti. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, nei giorni scorsi sono state superate abbondantemente le 10.000 vittime. Il 25% di queste sono donne, metà di queste sono minori. Non va dimenticato che oltre il 40% dei 2 milioni e 300 mila persone che vivono nella striscia ha meno di 15 anni. Israele non ha mai avuto un numero simile di vittime in un giorno solo, per i palestinesi invece il numero dei morti civili è quasi il triplo della somma di tutti i conflitti scoppiati dal 2008 ad oggi. Dopo un mese e più di guerra, il rischio è che il numero delle vittime continui a aumentare in maniera esponenziale. Il premier israeliano Bibi Netanyahu ha più volte declinato un cessato il fuoco e non concede ancora le brevi pause umanitarie chieste dagli Stati Uniti. Il suo obiettivo è solo uno, annientare Hamas. Benvenute a tutte e a tutti. È il secondo appuntamento promosso da molte fedi per cercare di comprendere quanto sta avvenendo. Vorremmo far proprio l'insegnamento del primo incontro che abbiamo trasmesso una decina di giorni fa, vedete, mercoledì 25 ottobre, in cui sono intervenuti il patriarca Pier Battista Pizzaballa, Meron Rapoport, già redattore capo di Haaretz, Paola Caridi, una grande amica di molte fedi, e Ugo Tramballi dell'ISPI. Se vi ricordate, in quell'occasione noi abbiamo detto che è necessario custodire la complessità delle questioni, prenderle sul serio, evitando analisi superficiali e pregiudizialmente partigiane. Stasera io e Martino Rovetta, che è in studio e che ringrazio, vorremmo entrare maggiormente nelle pieghe di tale complessità. E lo facciamo grazie ad alcuni ospiti di grande valore e qualità. Grazie anzitutto a Francesca Mannocchi. Francesca Mannocchi è una giornalista freelance, certamente, non lo diciamo di parte perché le vogliamo bene, certamente una delle voci più autorevoli e credibili del giornalismo italiano. Da anni lei si occupa di migrazioni e di conflitti, collabora con numerose testate italiane e internazionali, ha realizzato reportage nelle aree calde del mondo, in Siria, in Iraq, in Palestina, Libano, in Afghanistan, in Egitto, in Turchia. Io vi consiglio, se potete, di collegarvi al sito della Sette, Propaganda Live, dove recentemente, alla trasmissione appunto di Diego Bianchi, appunto lei ha mostrato alcuni reportage che ha girato proprio nelle scorse settimane. Davvero grazie di cuore, Francesca, per aver accettato il nostro invito. E avere Francesca, permettete anche l'occasione per ricordare l'altissimo tributo di vite umane pagate in Grazie a questo voi. conflitto dai giornalisti. Lui se ne dice poco, ma dal 7 ottobre si contano almeno 39 giornalisti operatori dei media uccisi, 24 palestinesi, 4 israeliani, un libanese. Ecco l'altro nostro ospite che saluto e che ringrazio, Riccardo Cristiano. Benvenuto, Riccardo. Grazie. E Riccardo è stato a lungo un giornalista Rai e dopo aver lavorato per diverso tempo in Medio Oriente ha coordinato al giornale Radio Rai l'informazione religiosa. Si occupa di dialogo interreligioso,
ed è presidente dell'associazione Giornalisti Amici di Padre Paolo Dall'Oglio. Sono davvero anche questo onorato, perché Paolo Dall'Oglio è stato a molte fedi, e vedete qua con dietro Marmusa nel deserto del Nebek in Siria. Sapete che Paolo è stato, che dire, scomparso nel luglio, fine luglio di 10 anni fa. Grazie di nuovo a entrambi, però prima di avviare il dialogo vi proponiamo di vedere insieme questa intervista che ci ha concesso Manuela Albieri. Chi è Manuela Albieri? Una giornalista, una scrittrice, una blogger italiana naturalizzata israeliana, e che di fatto lei, pensate, ha un diario che tiene sul Fatto Quotidiano, il diario della Tel Aviv. Una donna che è da sempre in prima fila nel promuovere il dialogo e la collaborazione fra israeliani e palestinesi. Un impegno per la pace avviato con forza dopo la morte del figlio, Jonathan, soldato dell'esercito israeliano che è ucciso il 26 febbraio del 1988 in Libano. Quindi chiederei a Daniel, il nostro regista, se passa appunto il dialogo avuto con Manuela. Dalla sua casa di Tel Aviv abbiamo con noi Manuela Albieri, che ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito. E vorrei iniziare subito chiedendole: dove era lei il 7 settembre scorso? Ero a letto, erano le 7 di mattina, di solito il sabato mattina dormo un po' di più, ed improvvisamente si è sentito un allarme, e mi ha svegliato mio marito, perché non me ne ero neanche accorta. Gli ho chiesto: ma cosa sta succedendo? E lui mi ha detto: è suonato l'allarme. Allora, siccome mio marito è da chi, cioè religioso, cioè non accende né radio né televisione di sabato, io l'ho accesa ma senza voce, in modo da non disturbarlo. Mi sono messo in un'altra stanza e ho cominciato a vedere, e ho cominciato lentamente a capire, ma abbiamo veramente cominciato a capire di più solo verso sera, quando, e anche neanche ancora, direi che dopo 2 o 3 giorni, ci sono voluti dei giorni per iniziare a capire l'enormità di questa strage che era successa, queste morti feroci, terribili, i rapimenti, gli stupri, è talmente orribile che ancora oggi faccio fatica sia a scriverne che a parlarne, perché credo che ci voglia un minimo di tempo o di spazio fra il momento dell'orrore e quello in cui ne entri. Infatti è stato fatto un film, è stato creato dalle forze dell'ordine israeliano, dall'IDF, un film di 45 minuti in cui ci sono delle registrazioni che prese dai caschi, dalle fotocamere dei caschi dei terroristi, dalle case degli stessi, dalle telecamere che c'erano nelle case nei kibbutz, delle famiglie, e io non l'ho voluto vedere, ma l'unica cosa che ho voluto ascoltare, e più di una volta, è un ragazzo che dalla voce si direbbe un ragazzo giovane, che telefona da un telefono che ha preso da una famiglia, da una donna israeliana, e telefona al padre, e il padre risponde, e lui dice: papà, non ci crederai, sono nel kibbutz Sofa, ho appena ucciso questa signora e suo marito da cui ti sto parlando, con cui ti sto parlando col telefono, ho ancora le mani sporche di sangue, e ho ucciso 10 persone. E ne sono fiero, papà, devi essere fiero di me, ma passami la mamma che lo dico anche alla mamma, passami mio fratello che lo dico anche a lui. Ed era ad ascoltarlo come un ragazzo che ha preso il massimo dei voti in un compito di latino,
Per me è stata forse la cosa più sconvolgente di tutto quello che ho sentito in questo mese, perché non si parla di animali, si parla di esseri umani, di esseri umani e di un... Hamas ha investito moltissimo nel sistema educativo e ne abbiamo visto i risultati. Questo è il risultato del sistema educativo del Hamas. Questa è stata forse la cosa che mi ha più sconvolto. Non sembrava neanche, all'inizio ho detto, ma sarà anche drogato, perché pare che si droghino molto, ma no, no. Poi non, hanno, i prigionieri che hanno preso, gli hanno fatto l'esame del sangue, non erano drogati, quindi non era droga. Era proprio fanatismo. Chiaro. Davide. Come ha reagito la società israeliana a tutto questo? Beh, è rimasta sconvolta. Prima perché la sensazione di falsa sicurezza che tutti abbiamo avuto, tutti, è finita, senti persa tutta la tua sicurezza. Da questo punto di vista è come, voi siete di Bergamo, no? O di Brescia? Di Bergamo. Bergamo, sì. È come se a Bergamo fosse successa una cosa del genere. Ne rimani sconvolto e ti dici, ma com'è possibile? Cioè, lo sappiamo benissimo che non c'è un processo di pace in atto, che non c'è, abbiamo visto 100.000 guerre una dopo l'altra, cioè, ne abbiamo sofferto, cioè. Però lo sconvolgimento della società israeliana è indescrivibile. Per capirlo, pensate che se una cosa del genere fosse successa a Bergamo. E che le persone che hanno ucciso i bergamaschi arrivassero da Brescia o da Milano. E questi orrori erano, nessuno mai, 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 mai avrebbe ha pensato che ci potesse esserci un simile odio al mondo, perché siamo esperti di odio purtroppo. E quindi l'ebreo è abituato in qualche modo, c'è già passato, ce l'ha nel suo DNA, ma questo è diverso. Questo è diverso. Questo anche il tedesco uccideva col gas, non è che andasse a tagliare la testa o a squartare il ventre di una madre incinta, la uccideva un po' più da lontano. Questa è una morte fatta a mano. Come i vestiti fatti a mano, e in più il rapimento non solo di adulti, ma anche di anziani, di ottantenni, di bambini di pochi mesi. Non è qualcosa che qualcuno si potesse aspettare. Quindi prima di tutto siamo in lutto, tutti in lutto. È come se ognuno di noi avesse perso una persona. 5 minuti fa parlavo con un fotografo in cui ho lavorato tanti anni per Vanity Fair, un caro amico, e parlavamo di Gaza perché avevamo fatto dei servizi su Gaza quando lavoravo per Vanity Fair. E lui, mentre gli parlavo, si è messo a piangere. Perché? Perché era alla Shiva, la Shiva è la settimana di lutto ebraica, in casa della cognata, che ha perso una figlia che era nel rave. E gli ho detto, guarda, siccome un po' di esperienza ce l'ho purtroppo, avendo perso un figlio anch'io tanti anni fa, e in un'altra guerra, in un'altra realtà, non è stato trucidato, è morto da soldato, e nelle guerre i soldati muoiono. Gli ho detto, guarda, se vuoi dirle che io sono a disposizione, in qualsiasi momento posso andare a incontrarla. E lui ha detto, no, tu non hai idea di cosa ha saputo della morte della figlia. E questo è un'altra
un altro pezzo di vita che neppure io posso avvicinarmi a capire fino in fondo. Chiaro. E quindi siamo tutti in lutto, chi più, chi meno, chi più da vicino, un po' più da lontano, ma lo siamo. Quindi soprattutto lutto. E nel secondo momento noi, queste persone, questi criminali, le persone che hanno compiuto questo orrore, non li vogliamo qui vicino, non devono avere il coraggio o la possibilità di sopravvivere così come criminali di guerra, e quindi stanno cercando di eliminarli uno per uno, cioè l'esercito sta cercando di farlo. Non credo che questo farà star meglio chi ha perso i propri cari o chi sta soffrendo in questo momento. Certo, però si deve creare una deterrenza, cioè bisogna, se torniamo ai bresciani e ai bergamaschi, che i bresciani non gli venga mai più in mente di fare nulla di simile. E com'è cambiata la sua vita quotidiana dopo il 7 ottobre? Beh, dipende dai giorni. Comunque, la mia giornata inizia molto presto, perché mi sveglio molto presto. E scrivo tutte le mattine questo mio diario di guerra. Soltanto negli ultimi giorni ho ripreso a cucinare regolarmente, perché mi accontentavo di un panino mangiato alla buona e di bere un po' di più, perché bevevo molto poco, bevevo a caffè. Poi nel pomeriggio ho spesso eventi di questo genere, cioè un po' alla televisione, un po' per vari gruppi, perché mi sembra importante che anche mandare questo messaggio, metterlo nella bottiglia e buttarlo nel mare. Vado a dormire vestita, perché non puoi mai sapere quando suona l'allarme. Negli ultimi giorni, anzi ieri, perché l'altro ieri ce ne sono stati, io ho un minuto e mezzo per scendere di casa e entrare in un rifugio, perché la nostra palazzina è una palazzina degli anni 30, in cui costruivano rifugi. E quindi devo avere sempre un paio di ciabattine davanti alla porta. La porta deve essere pronta ad essere aperta. Scendo col telefonino in mano, da poter avvisare i figli che stiamo bene. I figli avvisano a loro volta che stanno bene. Mio marito, che ha 78 anni, fa volontariato, perché un'altra parte della storia è che il governo, il pessimo, terribile governo che ci troviamo sul collo, non è stato in grado di rispondere ai bisogni della società civile. Quindi la società civile si è mossa da sola, si sta arrangiando in gran parte da sola, e lentamente anche il governo si sta muovendo, ma ci è voluto un mese e ancora non ci siamo arrivati. E per esempio il mio marito, che fa l'avvocato, fa adesso l'autista con la sua macchina e trasporta avocado dai coltivatori di avocado al consumatore dall'altra parte, o vestiti per gli sfollati che sono stati sfollati dai kibbutz verso il Mar Morto, oppure da, che ne so, ci sono vari movimenti, perché ci sono gli sfollati anche dal nord, perché c'è il pericolo anche di un attacco dal nord. E mia figlia ospita a casa sua una famiglia di amici, di sfollati, dal kibbutz Yad Mordechai. Tutti facciamo il possibile, o amiche depresse, o amiche preoccupate, o amiche furibonde, o amiche... siamo tutti diversi, apparteniamo tutti a mondi diversi, però se devo dire una cosa, si è rivelato anche la forza
grandissima di questo paese, che è un paese che ha nel DNA la forza sempre di ricominciare, per fortuna. E quindi sta già riprendendosi, sta già mettendosi in piedi, no, non è crollato. Però un mese abbondante di questa vita lo senti, hai voglia di dormire in pigiama, nel tuo pigiama è già rotto e non hai più voglia di scendere nel parcheggio sotterraneo dei vicini che diventa per te il tuo rifugio. Fai amicizia, fra l'altro, con altre persone che anche loro non hanno un rifugio, fra cui una coppia deliziosa di giovani, una coppia giovane, fuggiti dall'Ucraina. Quindi si impara tanto, si cresce tanto, si vede da dove si cerca la forza e si cercano le parole giuste. Mi ha insegnato appunto questa mia amica, l'amica di mia figlia, Michelle, che è ospite da mia figlia, dice: le parole devono essere esatte, perfette, non si può sballare di un millimetro, non si possono raccontare cose che non siano perfette, che non siano esatte, perché poi in questo, nel mondo dei social gira di tutto, e non solo in Italia, non solo nel resto del mondo, anche qui, nel mondo del cyber, gira di tutto, per cui bisogna essere molto attenti a quello che si dice, molto attenti anche a quello che si pensa, perché anche questo, quello che si pensa ha un'energia, è un'energia che va valutata. Grazie, grazie davvero di cuore Manuela Tviri, la seguiremo di nuovo, appunto lei ha questo diario sul Fatto Quotidiano e poi chi ha Facebook la segua, perché che dire, è un'osservatrice molto attenta e anche molto critica della società israeliana, che vale la pena. Non della società israeliana, del governo israeliano. Va detto che, forse aggiungo una frase, che Netanyahu è veramente colpevole di grandi crimini nei confronti del suo paese. Ecco, così Manuela Viri da Tel Aviv. E a Tel Aviv ci sei stata anche tu recentemente, Francesca, vero? E qual è stato il tuo impatto con la società israeliana alla luce di quello che è avvenuto? Hai avuto degli incontri che ti hanno aiutato a comprendere meglio appunto questa variegata società israeliana? Allora sì, innanzitutto grazie per l'invito, ho ascoltato le parole di Manuela Tviri incontrando molto dell'animo che ho respirato a Tel Aviv, che ho respirato al sud di Israele, al confine con la striscia di Gaza, che ho respirato negli hotel, nei kibbutz dove oggi sono spollate agli ultimi dati a me noti circa 150.000 persone, 150.000 spollati interni, sia dalla parte meridionale di Israele sia dalla parte settentrionale al confine con Libano. Ma soprattutto gli incontri molto profondi di animi assai diversi che ho avuto al presidio ormai permanente, dove ogni giorno si ritrovano non solo le famiglie degli ostaggi, 240-250, non è ancora effettivamente chiaro il vero numero dei cittadini israeliani, delle donne, dei bambini, degli anziani presenti all'interno della striscia di Gaza e in mano non solo ad Hamas, ma anche agli altri gruppi armati nella striscia, naturalmente. Avevano posizioni diverse su
sulla risposta a questa strage. C'erano, devo dire, la maggior parte delle persone che ho incontrato sull'onda emotiva e sull'onda di dolore dei fatti, naturalmente delle immagini che pure Emanuele Advili ricordava, delle testimonianze, ritenevano e ritengono che una operazione militare come quella che si sta svolgendo mentre noi parliamo nella striscia di Gaza sia l'unica risposta possibile, che sia l'unica risposta possibile eradicare Hamas. Poche voci minoritarie ritengono con forza e con nettezza che la violenza non sia la risposta alla violenza, non tanto per l'oggi quanto per la scia inevitabile che questo porterà nelle generazioni future, che rischiano di diventare e di essere generazioni che si nutriranno degli effetti di questa violenza come risposta alla violenza. Ma c'è una cosa che due cose, ammetto, mi hanno molto colpito e molto interrogato e ancora mi interrogano di questi incontri fatti in Israele. La prima è posta la comune, direi unanime, percezione che il premier Netanyahu sia responsabile in parte della mancata sicurezza che ha stravolto le vite degli israeliani. L'altra grande cosa che rende unanime queste voci è il non sapere come si declinerà la parola sicurezza domani, cioè finisse la guerra non domani, ieri, come tutti ci auguriamo. Quella idea che oggi forse possiamo non a torto definire un'illusione di sicurezza, un'illusione di controllo, un'illusione della militarizzazione dei confini e delle vite dei cittadini palestinesi, non ha funzionato, è andata in cortocircuito, ha dimostrato tutta la sua fragilità. Dunque, quella percezione, quella illusione di sicurezza, cosa sarà domani? Questo interrogativo è un interrogativo che accompagna tutte le persone che ho incontrato e l'altra cosa che mi ha molto colpito è, e questo anche lo sottolineava Manuela Advili, nella pur a volte enorme differenza di posizioni politiche, in questo presidio c'erano persone che per 40 settimane avevano manifestato contro il governo di estrema destra di Bibi Netanyahu e c'erano persone che invece sostenevano con forza Bibi Netanyahu. Oggi il paese è compatto. È compatto nel dire adesso c'è la guerra, quindi tutto quello che ci ha portato a decine di migliaia in strada per 40 settimane da quando si è insediato questo governo è comunque un problema rimandato a domani. Grazie mille Francesca per questo affresco. Passo la parola a Riccardo Cristiano, che ringrazio e a cui chiedo questa cosa. Gli eventi del 7 ottobre hanno fatto in qualche modo svanire la sensazione di falsa sicurezza dello Stato di Israele. Volevo chiederle come si riconfigura lo scacchiere geopolitico medio orientale alla luce appunto di questi fatti. Sì, innanzitutto grazie ovviamente dell'invito, grazie anche della domanda alla quale vorrei dare una risposta tenendo conto del fatto che mi avete presentato nell'unico modo che io ritengo significativo, cioè amico di padre Paolo Dall'Oglio. E dico questo perché è proprio quello che ho imparato da Paolo che mi porta a rispondere così. Non so se lui risponderebbe come rispondo io, ma quello che ho imparato da lui mi porta a dare questa risposta, non altre. L'11 settembre del 2001 è stata sconfitta
la certezza o l'illusione dell'invincibilità degli Stati Uniti d'America? La domanda ce la dobbiamo fare perché questa era la teoria di Bin Laden. La risposta data a Bin Laden non mi ha mai convinto. Però che cosa è successo? È successo che 10 anni dopo, 10 anni nei quali si è lasciato il Bin Ladenismo convincere che quell'azione avesse significato questo, 10 anni dopo è uscita fuori la risposta vera, ed è stata quella della primavera araba. Che cosa diceva la primavera araba? Diceva poche parole. Ashab yurid iskat an-nizam. Il popolo vuole la caduta del regime. Il popolo, dunque, non c'è teocrazia. Non c'è martirio nel nome della fede, c'è la determinazione dei popoli a liberarsi da regimi che non li rappresentano. E questa voce è stata la vera risposta alla malattia bin ladeniana, che è stata estirpata da questo slogan, da questa verità, alla quale i gruppi del fondamentalismo non hanno partecipato, eppure le piazze si sono riempite da Tripoli a Baghdad. Le vittime dei conflitti successivi al 2011 non solo sono incalcolabili, ma sono incalcolate. Non lo sappiamo quante sono state. Non sono state contate da Tripoli a Baghdad. Eppure quello slogan è stato gridato da milioni di persone, quindi la risposta è una risposta culturale, non è una risposta militare. Non può essere il riscatto dei popoli oppressi un riscatto militare, è un riscatto culturale. Questo è quello che hanno capito, ma purtroppo l'unica voce che si è, uno slogan nasseriano diceva nessuna voce si levi sopra la voce della battaglia. Questo era lo slogan di Nasser e dei nasseriani. Questa teoria oggi la sentiamo, l'abbiamo sentita, riprodotta da Hassan Nasrallah, il potente capo di Hezbollah, che non ha mai parlato, non ha mai nominato il paese dal quale lui opera. No, il Libano, che è parte di questo conflitto, lui non l'ha mai nominato. Lui ha detto che i martiri non muoiono. I martiri non muoiono. I martiri vanno nell'intratempo, nel tempo dell'immaginale, quel tempo sospeso tra l'oggi nostro e l'aldilà, dal quale spingono perché arrivi il giorno dell'Apocalisse e finalmente la giustizia divina. Ecco, questa cultura apocalittica lui l'ha espressa il giorno in cui ha detto che l'operazione è solo di Hamas, lui non c'entra niente e avrebbe continuato la sua guerra come la sta facendo. Ma ha parlato solo lui. L'unica voce che abbiamo seguito è stata la sua. Io ho letto, e credo che sia vero, che un sondaggio realizzato nei territori palestinesi e quindi anche a Gaza fino al 6 di ottobre diceva che la teoria della distruzione di Israele ha un consenso del 20% a Gaza. La popolazione, quella vittima dell'azione di Hamas, era per la soluzione due popoli e due stati e ritiene Hamas un'organizzazione corrotta. Anche le altre, ovviamente, perché lo sanno come lo sappiamo noi, però anche Hamas. Allora voglio dire, la voce della e concludo, la voce della primavera araba è la voce che può rispondere per conto
dei popoli che si sentono sconfitti, umiliati, ma questa voce non l'abbiamo saputa recepire e oggi credo che abbia molte difficoltà, sì, continui ad averle, soprattutto dalla dimenticata tragedia siriana che ha rimosso dal palcoscenico 10 milioni di siriani su 20, che non sono pochi. Grazie, grazie davvero Riccardo. Vorrei che ci spostassimo da Tel Aviv in Cisgiordania. Cisgiordania è quel territorio, vedete qua la cartina di Ispi, che è meno di 6.000 chilometri quadrati, giusto per darvi un'idea. La Lombardia è 4 volte più grande, sono 24.000 chilometri quadrati. In quel fazzoletto di terra ci abitano 2 milioni di persone. È un territorio frantumato perché vi sono insediate quasi 300 colonie. Vedete che si vede bene Hebron, che è al sud, e a nord c'è Jenin. Vedete, l'opinione pubblica è tutta su Gaza, eppure lì in Cisgiordania sta avvenendo situazioni che vanno assolutamente monitorate. Ma molto colpito, nei giorni scorsi su Haaretz è uscito un appello di un rabbino che fa parte dei Rabbini per i Diritti Umani, un'organizzazione israeliana, e 30 ONG che chiedono alla comunità internazionale di agire per porre fine alla violenza esercitata dai coloni nei confronti dei palestinesi della Cisgiordania. Una violenza che sta spingendo molti dei coloni a sfollare, ad andarsene. Quindi questi stanno sfruttando la mancanza di attenzione pubblica nei confronti della Cisgiordania per intensificare spesso nella sostanziale indifferenza, se non proprio sostegno da parte dell'esercito, la loro campagna di attacchi violenti nel tentativo appunto di trasferire per forza queste comunità. Ecco, qual è stata, Francesca, la tua esperienza in Cisgiordania? Non potendo ancora allora adesso un manipolo di giornalisti per lo più statunitensi hanno cominciato a entrare nella striscia di Gaza negli ultimi giorni, no, in verità anche un italiano, è entrata la collega Maria Gianniti, che è la corrispondente a Gerusalemme per la RAI, con le truppe israeliane. Diciamo, non potendo la stragrande maggioranza degli oltre 2.000 giornalisti accreditati in questo momento in Israele entrare nella striscia di Gaza, la concentrazione di molti, quindi anche la mia, è stata verso la Cisgiordania, che è un luogo che, come spesso accade nelle zone di conflitto, quando sembra che il conflitto si muova ad un'intensità minore, in realtà camminare all'interno di quell'apparente minore intensità fa capire molte cose di cosa stava accadendo prima del 7 ottobre, ma non soltanto qualche mese prima, cosa sta accadendo in quell'area da anni, da decenni di occupazione militare. Se ci pensiamo, la mappa che avete mostrato è una mappa assolutamente corrispondente alla realtà. Viceversa, in queste settimane siamo stati abituati a vedere quella fetta di terra che è la West Bank come un'unica compatta striscia di terra che apparterrebbe alla popolazione palestinese. Così non è. Quando diciamo non c'è continuità territoriale e dunque non c'è mobilità per i cittadini palestinesi in Cisgiordania, lo vediamo plasticamente in quella mappa dove i puntini colorati che appaiono sono le colonie, 700.000 coloni che vivono lì. Come vedete non possiamo pensare, un conto è vedere la mappa così come la stiamo vedendo, cioè una mappa che dovrebbe essere di un arancione compatto, e un conto è vedere tappezzata di questi insediamenti dei coloni.
nei giorni che ho trascorso in Cisgiordania sono stata a Hebron, che è una città particolarmente simbolica, ora vedremo perché, a Tul Karem, e ho trascorso qualche giorno a Jenin. Vi avevo perso, nel nord della Cisgiordania. La possibilità di riassumere brevissimamente cosa sono queste due città viene però dopo un dato che è secondo me riassunto in maniera veramente mirabile da un editoriale dell'altro giorno di Arez che, fatemelo dire da giornalista, ha una nettezza e una complessità di vedute, di pensiero, se pensiamo che è un quotidiano israeliano, talvolta i nostri media tendono a ridurre. Arez a un certo punto, tre, quattro giorni fa, scrive questo editoriale dicendo: questa destra estremista, il sionismo religioso, ha alterato la nostra società, e per ricominciare ad avere una struttura compatta nella società israeliana, nella politica israeliana, questi elementi estremisti vanno estromessi dalla vita politica. Questa presa di posizione di Arez è esattamente quello che si incontra tra i cittadini palestinesi quando dicono: noi fino a ieri avevamo paura dei coloni, avevamo paura delle azioni ritorsive, degli assalti dei coloni, oggi i coloni vestono le uniformi dell'esercito. Perché? Perché oggi qui c'è il governo dei coloni. E se guardiamo le personalità più gli elementi di criticità di questo governo, pensiamo a Ben-Gvir, che non a caso vive in una colonia a Hebron, che è Kiryat Arba, ma anche a Smotrich, che l'altro giorno, a proposito della Cisgiordania, ha detto: dobbiamo creare delle zone sterili, protette per i coloni, e non dobbiamo consentire ai palestinesi neanche di muoversi all'interno di quei territori per andare a raccogliere le olive. Queste sono dichiarazioni che non vengono dai coloni estremisti della West Bank, ma vengono dai ministri del governo Netanyahu. Il ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir, il 10 ottobre, a tre giorni dalla strage, ha distribuito in una conferenza stampa aperta, dunque questo non avviene dietro le quinte delle telecamere, ma di fronte alle telecamere, 10.000 armi, dicendo che andavano distribuite ai coloni per la loro difesa personale, e che era un percorso che andava a definire la creazione di milizie di sicurezza. L'abbiamo già vista questa storia, l'abbiamo vista in tanti luoghi del mondo, non porta mai a niente di buono, e partiamo da una situazione di assoluta criticità in cui dal 7 ottobre a oggi ci sono stati circa 200 attacchi in 80-84 tra villaggi e città palestinesi, sono stati uccisi 12 cittadini palestinesi, fino al 7 ottobre c'erano nelle carceri israeliane circa 5.500 detenuti palestinesi, oggi ce ne sono 2.000 di più in un mese, se andiamo ad escludere la detenzione forzata dei cittadini Gazawi che si sono ritrovati in Israele quando è iniziata l'offensiva militare, che porta, aggiungendoli al numero precedente, porta il numero a circa 10.000 detenuti, cioè più o meno il doppio di quelli che c'erano un mese fa. Ora, tutto questo ci disegna una situazione di terrore all'interno delle comunità di beduini che sono appunto costretti a lasciare le loro case, e una situazione di altrettanto terrore all'interno dei campi profughi storici, i campi profughi del dopo 48, messi su nel 50-53, che sono quelli di Tul Karem, sono quelli appunto di Jenin. Jenin, e concludo, Jenin è una città che dal 3
luglio dello scorso anno soltanto, scusatemi, di quest'anno soltanto per parlare degli ultimi mesi, ha vissuto un processo che viene non a caso definito come la gazzificazione della West Bank, perché per la prima volta dopo 20 anni, dopo la fine della seconda intifada, gli attacchi militari israeliani in Cisgiordania, nello specifico sul campo profughi di Jenin, sono avvenuti anche attraverso degli attacchi dell'aviazione, quindi droni, bombe. Questi raid nel corso delle ultime 4-5 settimane, quindi 4 settimane diciamo dall'inizio dell'offensiva militare, si sono moltiplicati perché i campi profughi vengono in parte a ragione, in parte a torto, considerati essere il fortino dei bracci armati sia di Hamas, sia della Jihad Islamica, sia dei gruppi armati legati a Fatah, e questo fa sì che l'esercito israeliano, con sempre maggiore vigore, con sempre maggiore nettezza, faccia delle incursioni distruttive non soltanto alla ricerca naturalmente delle persone che loro considerano essere miliziani di Hamas o della Jihad Islamica, ma anche della distruzione, direi chirurgica, delle infrastrutture civili all'interno dei campi profughi. Per infrastrutture intendo condutture dell'acqua, strade, pozzi, e tutto questo avviene in campi profughi in cui, come sapete e come immaginate, la concentrazione di bambini e di ragazzi under 16 è altissima, e sono bambini e ragazzi che vivono nell'impossibilità di avere una vita normale, di potersi spostare di pochi chilometri perché è interdetta loro la possibilità, proprio per la mappa che abbiamo visto prima, di spostarsi da un punto a un altro perché ci sono i checkpoint, perché le strade vengono chiuse, perché non possono andare a scuola. E questo è l'ulteriore elemento che ci dovrebbe far considerare a che cosa porta rispondere violenza alla violenza. Grazie mille Francesca per questo affresco di questa escalation particolarmente preoccupante nella situazione in Cisgiordania. Alla luce appunto di questi fatti, volevo chiedere a Riccardo che ne è di quello slogan che tu prima hai già evocato e che a volte anche sulle bocche di alcuni leader europei e mondiali, dei due popoli e di due stati, alla luce di una situazione e di un'escalation di questo tipo. Più passa il tempo e più è difficile, ovviamente. Il problema di fondo lo individuo, a mio avviso, meglio di molti altri. Un grande storico israeliano, Tom Segev, che ha scritto un libro un po' troppo voluminoso per noi che siamo oramai abituati a libri un po' più contenuti, ma molto bello, dal titolo che dice tutto: One Palestine Complete, una Palestina tutta. Questo è un po' il desiderio di fondo che la teoria Due Popoli Due Stati, il progetto Due Popoli Due Stati, rende impossibile per entrambi. Allora, se questa è la debolezza di partenza, il problema qual è? Quello di credere nella storia o non crederci. Questa fiducia nella storia può essere più facilmente data o aiutata dai comportamenti esterni piuttosto che dai protagonisti. Io mi ricordo, come credo tutti, che la pace di Camp David, quella firmata da Sadat e da Begin, che non era un israeliano progressista, era il cosiddetto fronte dei conservatori, del Likud, sopraggiungeva in un tempo in cui ancora non c'erano le colonie,
Allora, non aver creduto nella storia a quel tempo ha peggiorato la situazione, non l'ha migliorata dal punto di vista di chi uccise Sadat, gli Stambuli, che guarda caso viene ricordato con una strada a Teheran. Credere nella storia avrebbe invece aiutato a risolvere quello che quell'accordo non poteva ancora risolvere in via definitiva, ma avviare un processo in assenza di quelle realtà coloniche che poi hanno reso invece sempre più problematico. Allora, il massimalismo alimenta il massimalismo opposto. Su questo non c'è dubbio, e non solo lì, un po' dappertutto. Però il problema di fondo rimane quello. Un grande intellettuale palestinese, oggi purtroppo scomparso dalla scena politica, non dalla vita per fortuna, Sari Nusseibeh, ai tempi dei negoziati di pace si spese molto impopolarmente nella sua parte, nel campo palestinese, scrivendo un libro con una sua controparte israeliana. In questo libro lui sosteneva che la pace non sarebbe stata la nuova Camp David, non sarebbe stata possibile se non si rinunciava al diritto al ritorno. Il diritto al ritorno è quella rivendicazione molto passionale e anche comprensibile dei palestinesi che con le chiavi del 48, quelli che chiedono di poter tornare nelle loro case in quello che oggi è Israele. E Sari Nusseibeh che cosa diceva? Diceva: il diritto al ritorno rimane, ma rimane in Palestina, nei territori nostri. In Israele ci si potrà andare da turisti a vedere. Questa posizione era molto difficile. Nusseibeh soffrì molto per la difficoltà che ebbe a farla recepire. Ma un approssimarsi all'obiettivo rende l'obiettivo più raggiungibile, non meno del rifiutare i compromessi. L'ultimo punto per spiegare perché questi due esempi, Tom Segev e Sari Nusseibeh, che era considerato l'ideologo dell'intifada a quei tempi, erano i tempi di Sari Nusseibeh, Hanan Ashrawi e Faisal Husseini, no? Ecco, il terzo punto di questa matassa che non è stato seguito e che invece è quello principale, è quello della cultura, quello che indicavo prima, lo ha detto quando si è recato in visita a Gerusalemme, in Terra Santa, come dice ufficialmente il Vaticano, no? Papa Francesco, ricevuto dal Gran Mufti, lui disse: le religioni qui possono fare tanto, però oltre a tutto quello che diciamo sempre, c'è una cosa molto importante, e lo disse al Gran Mufti, capire il dolore dell'altro. Ecco, sulla strada del compromesso, se non si arriva a capire, ad accettare di dover capire il dolore dell'altro, è difficile pensare di poter far capire il dolore proprio. Per questo il compromesso, non la soluzione, che Sadat abbia trovato la soluzione a tutto, no, la storia non si può cancellare, però era l'avvio di un processo che
più che le resistenze palestinesi, sono state, è stata la indisponibilità araba a partecipare alla costruzione di un percorso, perché il cammino non si può fare da soli, bisogna farlo insieme. E questo cammino culturale che ha indicato poi il Papa in questa visita recente, il 2015, a mio avviso è quello che manca ancora. Grazie Cristiano. Volevo affrontare l'ultimo capitolo e lo facciamo con un'intervista straordinaria che ci ha concesso padre Gabriel Romanelli. Padre Gabriel è un prete argentino di 54 anni che da più di 25 anni vive in Palestina e che da 4 anni è parroco vete di questa chiesa, Sacra Famiglia. Vedete, questa è la chiesa della piccolissima comunità cattolica di Gaza. Sono 135 cattolici su più o meno 1000 cristiani della striscia, quindi una minoranza nella minoranza dei 2 milioni e 300 mila persone che vivono, che sono interamente di fede musulmana. 7 ottobre scorso padre Gabriel non era a Gaza perché era a Betlemme di ritorno da Roma, dove la settimana prima aveva partecipato appunto al concistoro dove è stata imposta la berretta cardinalizia al patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, che abbiamo avuto con noi nel precedente video. Ecco, vi mostriamo, io e Giuditta Zambaiti lo abbiamo raggiunto a Gerusalemme in video, e quindi questo, mi scuso per la qualità del video, non sempre perfetta, ma guardate la forza delle parole di padre Gabriel. Padre Gabriel, grazie di cuore per aver accettato il nostro invito, e vado subito a una domanda diretta. Lei è in contatto quotidiano con la popolazione di Gaza, e volevo dirle, cosa può dirci a riguardo della situazione della popolazione civile di Gaza? Bene, per primo, come sapete, purtroppo io sono fuori dalla striscia perché questa guerra mi ha preso da sorpresa. Ero a aspettare un medicinale per una sorella e fino adesso non mi è permesso di ritornare, non mi lasciano ritornare. La situazione dei 2.300.000 persone, la stragrande parte di tutti quelli sono civili, è veramente disperata. È disperata perché non c'è un ambito della loro vita quotidiana che non sia sotto attacco. E quindi noi pensiamo veramente come dalle vite che già sono perse più di 10.000 almeno, oltre a quelle vittime dal massacro del 7 ottobre, ma parlando dalla parte della striscia di Gaza, diciamo più di 10.000, oltre a quelli che sono sotto le macerie, più di 4.000 bambini che sono morti tra quelle 10.000, più di 1.000 bambini sotto le macerie, e quindi cominciando da di là, dopo ai 30.000 almeno i feriti, perché delle volte contano i feriti che arrivano in ospedale, e non tutti arrivano in ospedale, e i feriti che arrivano in ospedale abitualmente sono i più gravi, quello che purtroppo è duro dirlo, ma che sono fatti a pezzi o che sono molto gravi, o che le persone disperatamente, forse avete visto l'immagine, caricano in un'ambulanza, in una carretta, in qualsiasi carro, in qualsiasi cosa, 2, 3, 10 persone, e vanno lì, e di là vedono che cosa possono fare. E quindi da quello, quindi dalla cosa più importante, dall'essere private dalla loro vita, dai feriti, a poi quelli che sono gli anziani, i malati, i neonati, quelli che hanno cura di maniera permanente, tutto quello sospeso, migliaia di persone, migliaia, centinaia, centinaia di persone che hanno perso
che hanno perso la loro casa, e come voi sapete le autorità israeliane continuano a dirgli che vadano al sud, le persone rifiutano andarsene al sud per diversi motivi. Una delle cose è che il sud pure è bombardato, e poi tante cose come quelli che hanno una casa povera, ma una casa povera, nella casa povera hanno un litro d'acqua, un chilo di riso, uno almeno un po' di coperte, e quindi tanti sono andati e dopo sono tornati. Questi ultimi giorni comunque vediamo quelle persone che continuano ad andarsi nel sud, però ci sono centinaia di migliaia di persone, quello che viene chiamato il nord, che è un'espressione, finalmente il nord è la città di Gaza, più di un milione di persone che abitano lì, e quindi le persone che hanno perso le loro abitazioni, che sono veramente, secondo alcune statistiche, parlano quasi la metà, se non di più, di maniera permanente, oltre a quello di maniera temporanea. Sistema d'acqua già molto grave prima della guerra, adesso le persone dicono e stanno veramente disperate per un po' d'acqua o d'elettricità. Gli ultimi giorni pure sono stati distrutti i riservoi d'acqua, i pannelli solari, quindi l'aiuto umanitario che entra a goccioni, veramente a goccioni, perché più di 100 camion, meno male, meglio che non so come si dice in italiano, meglio che mai, che nulla, di nulla, però prima entravano 400-500 camion al giorno, perché le strisce di Gaza prima della guerra comunque è stata sotto assedio per anni e anni, e quindi molto limitate le cose che entravano. E adesso parliamo dopo un mese, più di 100 camion, è un aiuto, però quello arriva al sud, e gran parte della popolazione, un numero importante della popolazione, è quello che viene chiamato questi giorni al nord. E quindi la situazione è veramente disperata. Quello è la situazione generale, i bombardamenti non cessano notte e giorno, e quindi voi potete capire, una bomba può cambiare una vita, non soltanto perché distrugge la vita se a uno veramente è lì, può distruggere, può uccidere o può ferire, ma pure il suono. Voi potete capire, migliaia e migliaia di bombe e notte e giorno, cosa rimarrà di questa società. Allora, quello appunto che ci sta raccontando è uno scenario veramente, veramente grave. Appunto non ha più contatti con la sua comunità cattolica appunto dentro Gaza, perché non le permettono di rientrare. Se sa qualcosa appunto come stanno vivendo questa fase. Bene, la comunità cattolica, la comunità cristiana in genere, la striscia di Gaza passa a quelli che passano i vicini loro, musulmani, quindi tutto ciò che abbiamo descritto come la situazione. Però dall'inizio di questa guerra, nonostante che purtroppo siamo abituati a vivere in un luogo di guerra, perché Gaza è un luogo di guerra, purtroppo, e le persone comunque, le famiglie hanno cominciato a dire questo non è come le altre guerre, e hanno venuto, non è la prima volta che vengono a rifugiarsi in parrocchia, però sono venuti numerosi, e loro pure hanno detto non possiamo andarsene al sud, nonostante che loro sanno della gravità, sanno del pericolo, nonostante che noi sappiamo che non siamo oggettivi militari da parte dell'armata israeliana, però è vero che loro sanno che, nonostante che non sono oggettivi militari, la Chiesa greco-ortodossa nemmeno lo era, e l'armata ha colpito di fronte, è caduto una delle strutture dove erano a dormire centinaia di parrocchiani lì, e sono morti 18 persone, e quindi tantissimi feriti. E quindi dicono, noi sappiamo che non c'è nessun luogo sicuro, però non possiamo andarcene di qua. Tutte le opere della Chiesa Cattolica, tutte le strutture sono in città di Gaza, quindi al nord, e al sud non c'è niente. Quindi andare dove? Il termine ad quem non esiste. E poi in quale condizione? Inoltre a quello, io ho contatto con loro quanto posso averlo, perché purtroppo in questi due ultimi giorni quasi non c'è collegamento né telefono né internet.
Sappiamo che stanno bene, che stanno comunque dentro la Chiesa, la più parte, in circa 700 persone nella Chiesa Cattolica e poi un gruppo numeroso pure nella Chiesa Greco Ortodossa, quella che è stata, diciamo, danneggiata, non soltanto distrutta, uno dei suoi edifici. Eppure non si possono spostare, perché noi ne abbiamo 54 bambini della Madre Teresa, bambini, adolescenti e anziani. I primi giovani della guerra, il mio vicario, padre Youssef, della stessa comunità del Verbo Incarnato, che meno male che sta lì, lui è di persona è andato a cercare gli anziani della parrocchia. Quando dico la parrocchia sono cattolici e greci, non ortodossi, e l'ha portato a casa. Oltre, dopo quel bombardamento della Chiesa greco-ortodossa, numerosi sono venuti all'incirca 200 rifugiati in più, siamo all'incirca 700 persone a casa, e con i feriti pure. E quindi loro non si possono spostare, però veramente hanno una grande fiducia nel Signore, però da due giorni che trema veramente come un terremoto, come li chiamano loro, è così, perché non smette di tremare le pareti che... E le cose cadono a terra, quindi vengono tutto, quindi così è la situazione come stanno loro. Comunque dal mattino alla sera pregano e dicono: noi ci sentiamo più sicuri da Gesù, sappiamo che comunque non c'è nessun luogo sicuro nelle strisce, però Gesù ci proteggerà. E Papa Francesco segue con molta apprensione quanto sta accadendo a Gaza. So che le ha telefonato più volte. E così. E il Papa mi ha telefonato più di 10 volte e in parrocchia chiama ogni giorno, quindi per parlare, e quella sua parola è attesa. Purtroppo, come dico, le linee quasi non esistono in questi giorni, quindi è molto difficile, se arrivano, avere qualche minuto di connessione, di collegamento, però molto apprezzato. Il Papa sempre si è mostrato molto vicino, capisce la situazione, lo grave della situazione, sappiamo che lavora a ogni livello e ci chiede appunto di proteggere i bambini, di continuare avanti e dà la sua benedizione, quindi molto attesa da tutta la comunità. Il padre Yusuf mette lo speaker se arriva con le persone, perché sono persone dappertutto, il compound della chiesa non è così grande e quindi tutti aspettano la chiamata del Santo Padre ogni giorno. Quale riuscite a immaginare un futuro possibile? Cioè, sono giorni veramente atroci. Riuscite ad avere uno sguardo di futuro? E se ce l'avete, cosa immaginate? Un futuro si deve aspettare, nonostante che i segni ci parlano che vogliono appunto distruggere tutto. C'è veramente una durezza del cuore di tutte le parti, no? Che sembra che non si rendono conto la gravità, cosa vuol dire la morte, cosa vuol dire essere ferito, distruggere le case, cosa vuol dire essere sequestrato, quindi cosa vuol dire essere ammalato senza poter essere curato, e quindi come che nessuno si renderebbe conto, pure dei potenti del mondo, che questo non soltanto un cessato il fuoco temporaneo, la fine della guerra. Quanto più si andrà avanti, questo sarà peggio per Israele, peggio per Palestina, peggio per tutti i gruppi, per anziani, donne, uomini. L'ultima guerra grande, quella del 2021, tra i più traumatizzati sono stati gli uomini e le donne, i padri di famiglia, che delle volte nemmeno vengono considerate, certo, perché la parte più debole sono i bambini, sono il futuro. Quindi c'è un futuro, sì, ma un futuro difficilissimo. Noi ci auguriamo che oggi cesse la guerra, però già cessando oggi la guerra, come facciamo a ricomporre tutto il tessuto sociale pure? La sfiducia, l'odio che si percepisce da una parte all'altra del muro, all'interno della società, la sfiducia. E poi, primo, un vivere. Quindi l'acqua, il cibo, una coperta. La settimana prossima incomincia con le piogge e il freddo. E con le piogge incominceranno più le malattie. E quindi è una urgenza, non soltanto bene, dobbiamo lavorare, dobbiamo fermare questo e domandare a tutto. E se non ci ascoltano, perché le persone di là cosa chiedono? Chiedono veramente la prima cosa di pregare, perché sanno che il Padre Eterno
finalmente dirige il mondo in maniera molto misteriosa. Può cambiare il cuore e decisione delle persone che nemmeno capiscono cosa stanno facendo. E poi la seconda cosa che loro chiedono di lavorare per la pace, veramente di dirle a quelli che hanno una parola, che possono mettere una parola, che veramente si impegnino a dire, a lavorare per la pace. Quindi il futuro sarà molto difficile. Noi contiamo con l'aiuto del Signore, che non ci abbandona, la Divina Provvidenza, la Madonna, San Giuseppe. Siamo cristiani, cattolici, per amore a nostro buon Gesù amiamo tutti, musulmani, ebrei, drusi, quelli pure che non hanno fede, perché per noi ogni essere umano siamo convinti è creato immagine di Dio, quindi c'è qualcosa di divino in ogni essere umano, in ogni essere umano, piccolo, grande, e quindi non importa la cittadinanza, non importa l'appartenenza, e quindi siamo convinti che sono stati redenti dal sangue di Cristo e poi chiamati ad essere tempio dello Spirito Santo. E quella dimensione spirituale a noi missionari, io da 28 anni che sono missionario in Medio Oriente, è appunto una forza che ci dà una luce per il futuro. Sarà un futuro molto difficile, un post-guerra, e i giorni, uno può dire, sono pochi giorni, ah, mamma mia, un giorno di guerra può distruggere una nazione, o una realtà, e già andiamo quanto, 33 giorni di guerra. Speriamo veramente un futuro migliore, che siano liberati tutti quelli che sono privati della libertà, ma pure che possano essere curati tutti i feriti, gli ammalati, riunite le famiglie, guarite quelle ferite e poi ricostruire pure la parte materiale. Il nostro augurio più sincero, Padre Gabriel, la ringraziamo di cuore per aver trovato tempo, per aver risposto al nostro invito, e le garantiamo che vi teniamo ricordati davvero per chi è credente nella preghiera, per gli altri nell'affetto e nella memoria viva. Grazie Padre Gabriel. Bene, grazie. Grazie a voi, che Dio benedica. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ecco, Francesca, volevo dirti una cosa. Mentre ascoltavo Padre Gabriel, mi è venuta in mente una cosa che tu hai detto. È difficile da contestare, è difficile da dire, ma anche difficile da contestare. Tu hai detto, l'assedio di Gaza non è iniziato qualche settimana fa, ma è iniziato nel 2007, perché sono 16 anni che quella striscia di terra densamente popolata vive un blocco, cibo, elettricità, acqua razionata. Si entrava e si usciva solo con un permesso speciale. Ed è in questo contesto, hai detto, in questo recinto di cui non ci siamo curati, appunto, a proposito delle dimenticanze che dicevi prima, che è cresciuta e si è militarizzata l'azione di un gruppo estremista come Hamas. Un gruppo estremista come Hamas che raggiunge il potere, come ha ricordato nel vostro interessantissimo incontro precedente Paola Caridi, che sulla storia di Hamas ha scritto un libro eccezionalmente utile di questi tempi, che è stato votato nelle elezioni di quell'anno, che sono state elezioni supervisionate da osservatori internazionali, tra cui, come ricordava Paola, anche degli italiani. Questa è, tra le varie cose, diciamo, una storicizzazione degli eventi che non sana naturalmente la ferita della strage, che non la spiega neppure, tantomeno la giustifica, ma la storicizza. Ecco, io credo che se a qualcosa serve darsi il tempo dello sdegno per l'efferatezza delle azioni compiute da Hamas, del lutto, della preghiera per chi crede, della razionalità accompagnata all'empatia per gli altri, ecco, il tempo del dopo è un tempo in cui gli eventi vanno storicizzati per un'unica ragione, affinché non si ripetano.
Purtroppo gli eventi di questi, vogliamo pensare agli ultimi 30 anni, alle guerre degli ultimi 40 anni, alle guerre mediatizzate, diciamo, alle guerre che abbiamo visto di più. Prendiamo il 1990 come data spartiacque. Abbiamo visto tanto, abbiamo visto occupazioni militari come risposta all'estremismo di matrice islamica, abbiamo visto la comunità internazionale compatta nel liberare Mosul dallo Stato islamico. Qual è stato il prezzo di quell'offensiva? Il prezzo di quell'offensiva è stata la distruzione quasi integrale di una città storica come Mosul e lo stesso atteggiamento militare nelle ultime settimane di un'offensiva durata 8 mesi e mezzo, 9 mesi, e cioè chiunque sia all'interno della città vecchia di Mosul e non è uscito, non è riuscito ad evacuare, è da considerarsi in qualche modo complice. Ora, nella dimenticanza che ha avuto il giornalismo, la politica occidentale rispetto alla questione palestinese, la stessa dimenticanza, diciamo, un pochino più interessata e dunque con una aritmetica del potere l'ha avuta Netanyahu, che ha concentrato negli ultimi mesi soprattutto tutte le sue forze militari e anche tutta la sua azione politica nella parte settentrionale del paese al confine con Libano e in Cisgiordania, ritenendo che quello fosse quella fosse la vera minaccia per la sicurezza dello Stato di Israele, in una specie di status quo in cui da un lato la striscia di Gaza veniva assediata via terra, via mare e via cielo, ricordiamolo sempre, sempre con 1 milione di minori all'interno, e contemporaneamente però il potere di Hamas all'interno della striscia di Gaza era politicamente conveniente per Bibi Netanyahu perché divideva al suo interno la rappresentanza palestinese e faceva sì che Netanyahu potesse dire quella comunità politica di fatto è spezzata e non esiste, interloquisco da un lato con Hamas, l'autorità nazionale palestinese non esiste più, non ha più legittimità ormai da un tempo immemore, ma per concludere, ricollegandomi a quello che diceva Riccardo Cristiano prima, c'è una comunità che però la questione palestinese non l'ha mai dimenticata, è la comunità delle popolazioni arabe e in parte si sovrappone a quella comunità che era la comunità delle piazze delle primavere arabe, che è la comunità che è tornata in piazza oggi, spesso contrastata dai governi che stavano normalizzando anche le relazioni con Israele. Sono popoli che non si sono sentiti in questi anni rappresentati da questo processo di normalizzazione e che sono in queste settimane tornati a gran voce a dire: se voi la questione palestinese l'avete dimenticata, noi no. Grazie mille Francesca, davvero. In questo ultimo periodo si sprecano a volte i tentativi di immaginare un futuro per la striscia di Gaza, dove gli attori provano appunto a immaginare una possibile soluzione. Quello che volevo chiedere a Riccardo è: come pensi tu il futuro di questo lembo di terra e quale soluzione intravedi all'orizzonte nel prossimo futuro? È molto difficile essere ottimisti nelle previsioni e quindi preferisco non prevedere qualcosa per il prossimo futuro, però voglio dire qualcosa su quello su questo punto, per dire che il pessimismo però non è una medicina, non ce l'ha ordinato il dottore. Allora bisogna capire che cosa costa a non essere pessimisti. Non ce l'ha ordinato il dottore perché Singapore è una grande realtà sociale ed economica, posto piccolo, ci sono tanti abitanti, ma è una potenza. Siccome quella parte di Mediterraneo
si è scoperto recentemente che ha grandi risorse, anche nascoste, che si stanno valorizzando proprio adesso, dal Libano a Israele a Gaza. Perché no? Perché per poter illudersi di un qualcosa del genere occorrerebbe la soluzione del problema posto da Tom Segev, One Palestine Complete, cioè rinunciare ad avere tutto per avere insieme e per stare bene insieme. Ma questa scelta è una scelta culturale che va fatta, va promossa, va patrocinata, se no non è che io la posso fare da solo e sognarmi Gaza domani la nuova Singapore del Mediterraneo. No, questo è impossibile. La popolazione vive in condizioni miserevoli da decenni, non da ieri, non dal 2005, da molto prima. Gaza è un ricettacolo di disperati che sono stati cacciati o che si sono trovati in difficoltà di vario tipo e dopo diversi conflitti. Qualcuno si è preoccupato di costruire quella cultura che può unire e non dividere? Mi sembra di no. Io ricordo un atto molto importante che mi addolora vedere che non viene ricordato mai. La sera in cui venne ucciso Yitzhak Rabin a Tel Aviv, a quella manifestazione, volle sul suo palco di quella manifestazione pacifista per la pace, non pacifista, per la pace del partito laburista di cui lui era il leader, volle su quel palco accanto a sé, non gli altri ministri, sì, c'erano anche quelli, ma la sua scelta fu di volerci l'ambasciatore egiziano e l'ambasciatore giordano, cioè gli ambasciatori dei due paesi arabi che avevano firmato a quel momento trattati di pace con Israele. E che scelta era? Era la scelta della creazione di un campo arabo-israeliano per la pace, per non riversare tutto il peso di questa difficoltà soltanto sui popoli chiamati a farlo, ma anche dei loro vicini. Allora, questa disponibilità non c'è mai stata, perché i regimi arabi, non i popoli, i regimi arabi hanno inteso la questione palestinese come un potente legittimatore delle loro politiche di negazione delle libertà costituzionali. Queste libertà non potevano essere concesse e questo tappo, il conflitto, era il tappo perfetto per loro, dal loro punto di vista. Allora, la disponibilità popolare a capire il dolore dell'altro nelle persone c'è. È la politica che non la recepisce, o che quantomeno fino a qui io non l'ho vista recepire, ed è su quella che bisogna operare. Poi, se si facesse questo, i sogni sono tanti e potrebbero essere tanti. Singapore è soltanto una battuta un po' pesante per dire che non siamo condannati al pessimismo, ma occorre il coraggio della volontà, diceva qualcuno più importante di me, e questo è quello che nei prossimi giorni occorrerebbe vedere, non dai protagonisti, soprattutto o soltanto da loro, ognuno può cercare di far la parte sua, ma sono i compagni di strada
che dovrebbero accompagnare, a indicare il cammino, a rafforzare sul cammino. Questo sinceramente lo vedo molto poco. Ecco, siamo davvero in chiusura e vorrei darvi un'ultima battuta da Francesca Mannocchi. Nel suo reportage, appunto, che parlavo, postato da Propaganda Live, lei dà la parola ai bambini di Hebron. Appunto, tu dai la parola ai bambini di Hebron, che dicono che non solo di essersi abituati ai bombardamenti, ma una domanda: che cosa vorreste fare da grandi? I bambini che sono lì raccolti rispondono tutti: voglio combattere. Ecco, il mondo visto dai bambini di Hebron pare un mondo al contrario. Prima della trasmissione parlavamo di figli, di bimbi. Ecco, invece di sognare la pace, la vita, il futuro, cose belle, condannati a sognare la guerra. Sarà così fino a quando, Francesca? Allora, su quei bambini ci tengo a sottolineare che era per me un grido d'allarme ascoltare queste parole, che corrispondono naturalmente a un pezzo di sentimento, a un sentire. Poi c'è il sentire di tutti i bambini che nonostante tutto vogliono diventare insegnanti, medici, ingegneri e astronauti. Non c'è dubbio che quei bambini costretti ad un coprifuoco violento, coprifuoco per un bambino significa non poter andare a scuola, non solo non poter attraversare un checkpoint, significa essere privati del diritto al gioco e dunque di tutto quello che è principalmente l'infanzia, oltre che naturalmente alla sicurezza e alla protezione. C'è un tema, e il tema è che vivere in luoghi di continua, quotidiana espressione della violenza, penso ai campi profughi, di violenza agita da chi c'è dentro e subita da chi ci vive, in questa litania continua della celebrazione della morte, no? Fa sì che se ogni famiglia a Jenin come a Tulkarem ha un detenuto, un ferito, una vittima, un morto in casa, i bambini sono fatti anche, direi naturalmente, di uno spirito emulativo. Ed è questo che dovrebbe interrogarci sulle sorti della pace di domani. Ho tentennato nel dire la parola pace perché credo che dovremmo volare molto più bassi, cominciare a parlare intanto di coesistenza e di sopravvivenza di entrambi i popoli prima ancora che di pace, e questo sul futuro non può che fondarsi sull'educazione dei bambini. Chiaro, mi sento di ripetere con forza quanto ci ha detto padre Gabriel: la fine della guerra, l'ha ripetuto 3 volte, quindi prima ancora che parlare appunto di pace, che oggi credo sia necessario chiedere questo. Io ringrazio di cuore Riccardo Cristiano, di chi lo vuole seguire, lui ha un diario di guerra su un blog ben fatto, che è Settimana News, quindi www.settimananews.it, che è davvero ben fatto, e vi chiedo, se molti lo fanno, di seguire Francesca Mannocchi. Francesca ripartirà settimana prossima e quindi ritornerà in quelle terre di cui oggi a lungo ci ha parlato. E io li ringrazio di cuore padre Gabriel, ringrazio di cuore Emanuela Azbiri, Giuditta, Davide e Martino. Credo che è un piccolo servizio il nostro, che non ha grandi pretese, ma di entrare un po' nelle pieghe di una complessità che a volte l'informazione rischia di non affrontare in maniera adeguata. A voi tutti davvero grazie Francesca, che dici in questo caso? Uno parte per un posto così, cosa gli si augura? Cosa sempre buon viaggio, perché la vita delle persone è sempre un viaggio. Allora buon viaggio a Francesca, grazie a Riccardo,
E a voi tutti buonanotte, grazie per averci seguiti. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.